Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, con questo nuovo tutorial su FIFA 23. I problemi continuano a uscire, sia all'avvio, problemi bug, problemi di connessione, problemi sia per la scheda video. Quindi ho fatto altri tutorial su come risolvere questi errori, per esempio problemi all'avvio protetto. Ci ho fatto un tutorial, basta andare su BIOS e attivare l'avvio protetto. Errori anti-cheat, errori al crash, ma questa volta in questo tutorial, ragazzi, vi spiego proprio come risolvere questi problemi all'avvio. Io spero che si risolvano veramente. Gli sviluppatori hanno rilasciato un gioco che ha tutti questi problemi. Cosa possiamo fare? Quindi, in descrizione vi ho lasciato alcuni link che vi porteranno a scaricare due driver. Microsoft Visual C++ 2015, 2017, 2019 e 2022. Dobbiamo scaricare tutti questi tre driver. Cominciamo prima da questo driver. Scaricatelo per 86 e per 64. Ma questo pesa di più, quindi aggiorna. Questi sono i nostri tre driver da installare. Accetto, installa. Vabbè, a me esce così perché non supporta dal tipo di processore. Quindi chiudo, facciamo con l'altro. Questo me l'ha fatto installare, chiudi, vediamo quest'altro. E mi ha fatto installare anche questo, quindi questo qui era per il processore. Visto che a me non è andato, voi installatelo e vedete se va. Poi un altro driver da scaricare è questo qui, quindi scarica, scarica, ok. Accettiamo il contratto, non installate questo motore di ricerca, avanti. Abbiamo completato così l'installazione. Quindi spero di esservi stato d'aiuto con questi quattro driver, spero veramente. Più di questo, poi per gli altri tutorial ho aiutato alcune persone, diciamo che la maggior parte ha funzionato e ad altri invece no. Dipende anche dal PC che hanno. Più di questo, ragazzi, io spero tanto di esservi stato d'aiuto. Lasciare un like, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!